Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo soleggiato pomeriggio di sabato per voi. Oggi parliamo di tattici, parliamo di chest rig, in particolare non di tattici, e in particolare del chest rig della Helicon. È un tattico, se così si può definire, che vi è stato portato da 350.000 persone diverse, quindi io, oltre a recensirvelo e parlarvi di tutti gli aspetti interessanti di questo affare, vi darò anche la mia opinione sia sui chest rig che su questo chest rig in particolare, sia nel gioco che in tante altre piccole funzioni. Sigla che poi partiamo. Quando parliamo di chest rig parliamo di quei tattici che hanno un pannello frontale su cui potete attaccare, oppure no, come in questo caso, determinate tasche, e che andate a utilizzare per essere veloci, scattanti e pratici. È un tattico nato per il poligono principalmente, quindi per chi fa tiro dinamico al poligono, speed shooting, speed softing, speed crafting, qualunque cosa vi interessi, però vuole essere veloce, non impacciato sicuramente da un tattico con piastre sia davanti che dietro e con le fasce laterali, che sicuramente va a bloccare e impedire i movimenti. Ecco che entra in gioco quindi questo tipo di tattici, che è sicuramente molto comodo da utilizzare ed è sicuramente estremamente leggero. Vado a indossarlo così ve ne parlo meglio. Per mettervi il tattico addosso devo dire che si fa veramente poca fatica. Avete una fascia laterale, che è quella che sto andando ad attaccare in questo momento, che fa in modo di tenerlo attaccato su appunto la parte bassa, e poi due fasce posteriori. Vi serve solamente andare ad attaccarne una, in quanto una la infilate come una manica e l'altra la potete andare a prendere da dietro e andare a bloccare in questa maniera. Sinceramente mi è un po' stretto lateralmente, ma ce lo facciamo andare bene. Come detto, abbiamo un attacco da questa parte e un attacco di qua, quindi i due attacchi che andate a utilizzare sono semplicemente questo qui e quest'altro qua, che non sto nuovamente a togliere perché è una rottura di pella. Devo dire che il tattico, già messo indosso e non l'ho neanche regolato, me lo sono letteralmente sbattuto addosso, è molto comodo e lascia una libertà nei movimenti che è gustosa e soprattutto piacevole, in quanto una cosa che si tende a dare per scontato quando andiamo a giocare è la comodità, soprattutto dopo tanto tempo che abbiamo indosso tattici, fucili, guanti, caschi, scarponi, pantaloni, giacche tattiche, soft shell e il resto. Oltre ad essere minimal, devo dire che è abbastanza fornito anche negli accessori, in quanto troviamo due tasche frontali, una scrotale, tra l'altro con gli attacchi velcro dentro, quindi potete andarci ad attaccare ulteriori tasche con attacchi velcro, molto comodo per quanto minimal. Cosa importante è che questa tasca qui in particolare è molle, quindi è stata attaccata tramite questo attacco qui. Tramite questo attacco qui al molle, quindi può essere andata a rimuovere e nel caso ci potete mettere quello che vi pare. Non vedo un po' stare. Subito sopra troviamo la tasca principale, in cui troviamo un taschino frontale abbastanza spazioso, ovviamente l'attacco patch che per me è essenziale, e poi la vera tasca multi utility multi etnica, varie cerniere in cui possiamo andare a mettere tutte le nostre belle godine, attacchi molle per attaccare biro e o bossoli per il fucile a pompa, un'altra tasca laterale, due taschine qua, insomma un sacco di spazio per metterci le vostre cazzate. Sul lato trovate due, sul lato destro perché poi sul sinistro è speculare, trovate due portacaricatori per caricatore appunto da pistola e anche, se avete una mitraglietta, per caricatore da mitraglietta. Tendenzialmente quelli dell'MP9 ci stanno, quelli di altri mitragliette tipo quelli dell'MP7 forse sono un po' troppo grossi. Subito dietro troviamo anche un portacaricatore da 5.56, è ovviamente speculare sull'altro lato del tattico, quindi sempre due caricatori per pistola e uno per 5.56. Nella parte interna, quindi quella tra la tasca frontale e corpo del tattico e il vostro panciotto, trovate due tasche kangaroo. Cosa significa? Che sono attaccate con il velcro e si possono andare a rimuovere poi successivamente e sostituire. Ecco il corriere che arriva a prendere i nostri pacchi. Ti va di fare un saluto in camera? Buona. Corriere a parte, come detto, queste due tasche kangaroo possono essere andate a rimuovere, anche perché non sono due tasche ma è una tasca unica con due spazi porta caricatori, le potete andare a rimuovere e sostituirle con tasche per esempio da mitraglietta, come dicevamo prima, in modo tale da averli comodi qui e poi poter ovviamente andare a utilizzare il tattico con tutti i vostri fucili e quindi cambiare il loadout a seconda delle vostre esigenze. Devo dire che nell'ultimo periodo questo genere di tattici mi ha cominciato a interessare e piacere veramente tanto, non solo perché sono leggeri nell'utilizzo, ma perché permettono di crearsi un loadout un pochino più variegato, se così lo possiamo definire, anche perché ci sono tantissime possibilità per attaccare ulteriori
accessori al tattico in maniera un pochino diversa. Vi faccio vedere cosa intendo. Prima di tutto, sugli spallacci ci sono ulteriori passanti molle che possono essere utilizzati per far passare sia i cavi che per attaccare volendo granate e altre cose. Sotto le tasche principali troviamo un anellino, questo cosino qua, a cui possiamo attaccare moschettoni, con cui possiamo attaccare a sua volta al tattico i guanti o altri accessori. E anche sotto la tasca principale troviamo due passanti molla, penso, comunque sono due fettuccine attaccate a cui possiamo attaccare ulteriori accessori come una granata, cosa che vi farà vedere successivamente il Bone War. Visto che sospetto che non steste vedendo niente, ve lo faccio vedere così. Sono tre comunque, non due come ho detto, ma sono passanti molle e potete attaccarci quello volete. Stessa cosa avviene anche sotto le tasche dei caricatori da pistola, dove avete questo bellissimo anellino a cui potete andare a attaccare tutto quello che il vostro piccolo cuoricino malato desidera. È sicuramente un tattico interessante che vi dà la possibilità di andare a modificare anche un pochino il vostro gameplay, perché vi permette di essere più veloci, più scattanti, più energici e avere un setup e un loadout che può mettere alla prova le vostre abilità. Passiamo al War Rage e dopo vi dico un'altra cosa interessante. Oggi cambiamo la dinamica. Perché non l'hai fatto in tutto questo tempo? Sei una orda di buzz. Visto che War è andato in bagno e come al solito sono io che rimango qui a intrattenere voi, vi faccio vedere una cosa che io ho adorato. Come ben sapete, adoro avere la possibilità di personalizzare i miei tattici e la mia attrezzatura con i miei loghi, patch, nomi, scritte, tutto quello che è. E oltre ad avere due spazi patch belli importanti sulle due tasche principali, quella superiore e quella inferiore, questo tattico vi dà la possibilità di attaccare il vostro nome anche in questa parte velcrata qui dietro, quindi sulla vostra schiena in questo caso, perché la parte posteriore, potete andare a attaccare sia il vostro nome che qualunque altra cosa il vostro piccolo cuoricino desideri, compreso magari una bella scritta se stai leggendo questo sei troppo vicino, oppure no grazie non mi piace prenderlo al qualù. Voglio un'altra cosa, c'è lo spazio per le patch dietro? L'ho letteralmente appena finito di dire. Ah, letteralmente. Ciao ragazzi, benvenuti a questo War Rage. Ho deciso di farlo abbastanza stupido, cioè ho messo del Melange Blu su del Melange Blu. Allora, questo l'ho configurato io che odio i chest rig. In ogni caso ve lo faccio vedere brevemente, così avete anche un po' di ispirazione su come si può setappare questo tipo di tattico. Poi dopo averlo usato per 30 ore filate potrò darvi il mio effettivo War Rage, quindi verdetto. La tasca sotto, la scrotal, l'abbiamo ovviamente riempita di patch e abbiamo usato questa bellissima taschina a velcro con gli elastici per metterci le cartucce eventualmente di riserva e capsule di CO2 per la pistola. Ne è rimasta una vuota, usavo anche quella al tempo. Ero forte a quei tempi. E la superiore ci ho messo taccuino, brugole, chylum e compagnia bella. Sul vecchio principale invece altre cartucce da shotgun. Abbiamo una granata stordente Tajin nell'intercapedine che c'è tra le due tasche. E sulle quattro invece più piccole abbiamo due caricatori pistola, un multitool e una power bomb, che non è altro che una piccolissima bomboletta di green gas per caricare d'emergenza un caricatore della pistola o il serbatoio del pompa. Fa una singola carica. I caricatori sono tre, 1, 2, 3. Il quarto è diventato il porta radio. Qui manca il sistema di PTT e compagnia bella, ma arriva solo durante le partite. Cosa penso di questo tattico? Allora, io odio a morte i chest rig, li odio perché sono troppo sbilanciati in avanti. Io tendo comunque a riempire tutte le tasche, a caricarli un po', perché se ho una tasca vuota deve essere piena, horror vacui. Quindi fa sì che ho molto peso davanti e zero peso dietro. Molto comodo se devi indossare uno zaino, ma non lo userei in altri scenari, cioè o con lo zaino o secondo me è meglio un plate carrier. Idea personale. Questo in particolare in realtà riesce a tenerti, per quanto riesca, molto ben bilanciato. Infatti tutti i punti di ancoraggio che hanno pensato te lo tengono fermo e ti pargono il peso su tutta la lunghezza della schiena e non magari solo in un punto. Molto spazioso in realtà, molto bello. Mi piace che abbiano messo tanti tasconi utility generali, ma li abbiano anche suddivisi in tanti scomparti, così che si possa avere la massima libertà di equipaggiamento, magari anche variegato, e trovare
saperlo subito. Molto intelligente il sistema di tasche, andrebbe per giocate particolari, magari abbinata a un cinturone perché c'è bisogno di più carico e tre caricatori sono pochi, anche quattro sono pochi, usate monofilari, e però davvero davvero molto 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 apprezzato, apprezzata l'idea che hanno avuto su questo tattico. Sicuramente va benissimo al poligono, sicuramente va bene per giocatori leggeri, sicuramente va bene per stare tranquilli una domenica senza avere tutto il peso dell'equipaggiamento. Non lo userei mai come unico tattico io personalmente, poi conosco gente che in realtà lo fa. Sto pensando se dimentico qualcosa, ma direi no, di no. Tenendo conto che hai praticamente fatto anche la mia parte. Bene, questo War Rage è diventato anche una conclusione finale, quindi le cose che mi sono rimaste da dire sono in effetti abbastanza poche. Devo dire che questo tattico, questo chest rig, mi ha sorpreso particolarmente, sia nel bene che nel bene, perché il male non ne ho trovato, se devo essere sincero. Non mi ritrovo molto nel concetto di avere molto peso sul davanti, in quanto tendenzialmente io è una cosa che non sento, anche se sicuramente in partite molto lunghe questa cosa si palesa un pochino di più, ed è bene avere uno zainetto dietro per andare a controbilanciare questo peso, oppure vi portate due armi principali. Devo dire che Helicon mi ha stupito, tendenzialmente si posiziona tra quelle compagnie di fascia bassa e quelle di fascia alta, in questo caso devo dire ha regalato un prodotto veramente ben fatto, anche perché è possibile trovarlo in 200.000 colori diversi e andarlo a personalizzare, ed è possibile andarlo a personalizzare quindi in vari modi che si adattano all'operatore. Ci piace adattarci all'operatore. Ve lo consiglio, vi consiglio soprattutto di andare a dare un occhio alla schedina che trovate in descrizione, perché c'è appunto il link per acquistarlo o per saperne semplicemente di più direttamente sul Monopoly Software Shop, il negozio di Sofiter che sponsorizzo e che mi permette di fare questi incredibili video. Trovate anche i link di Instagram sia mio che del negozio, veniteci a seguire perché pubblichiamo tanti contenuti e comincerò a pubblicare dei video deficienti sul mio Instagram nei Reels, quindi correte a farvi una risata. Qui da Red è effettivamente tutto, vi ringrazio di essere stati qui con noi questo sabato. Vi auguro buon weekend e stay angry! Chest rig sembra il nome di una pratica Hell House.